Ecco le immagini di Cagliari questa mattina. Cagliari è una città italiana che vive dei problemi delle altre città del continente, in primis la disoccupazione, ma anche il turismo da sfruttare meglio, i collegamenti, in questo caso troppo cari con il resto dell'Italia, lo sviluppo sostenibile, l'edilizia, quale edilizia? La sicurezza, lo sfruttamento di un patrimonio artistico e culturale che più turisti devono poter ammirare. Qui c'è stata una grande partecipazione al voto, quasi il 30%, qui i due candidati sono divisi da una percentuale bassissima. Benvenuti, siamo al Teatro Massimo, qui negli anni 60 ci fu una canzonissima con la prima diretta televisiva dalla Sardegna e qui proprio dal Teatro Massimo vuole il caso che sul palco abbiamo un Massimo Fantola, candidato sindaco per il centrodestra, ben trovato. Per lui al primo turno il 44,71% delle preferenze e un altro Massimo anche per il centrosinistra, Zedda, ben trovato anche a lui ovviamente. Fino all'altro giorno la sua veniva considerata una vittoria fuori casa, adesso forse è leggermente favorito, ma insomma può fare tutti gli scongiuri del caso. Mi scuso subito perché io questo Zedda non lo pronuncerò bene e ho tutta la Sardegna contro perché non ho la Zeta dura. Abbiamo sorteggiato chi interverrà per primo, sarà Fantola, abbiamo già spiegato il regolamento che bene o male conoscete, 2 minuti per uno più un eventuale minuto di controreplica, avrete le stesse domande, coraggio ovviamente, grazie anche a questo faccia a faccia potrete guadagnare ovviamente i voti che vi servono per diventare sindaco. Allora prima, innanzitutto come al solito ci vediamo un servizio con le maggiori problematiche di Cagliari. Chiederò a tutti. Potrebbero essere padre e figlio, si conoscono e si rispettano, anche se nelle ultime ore lo scontro sta diventando anche qui ruvido, addirittura con lettere anonime e proiettili. Il risultato del primo turno rende la sfida di Cagliari tra Massimo Fantola, fino a ieri il favorito, e Massimo Zedda, ad oggi il favorito, una delle più incerte di queste amministrative. Fantola, candidato di centrodestra, è un riformatore sardo della scuola di Mariotto Segni, ha 63 anni, è un ingegnere che sta da sempre in politica, dalla DC fino al ruolo di senatore nell'UDC. Zedda è l'enfant prodige della sinistra italiana, già consigliere comunale e regionale giovanissimo, prima nel PDS-DS, poi in SEL. Proprio da Vendoliano ha già vinto le primarie contro il candidato del PD, Cabras, e poi battuto di pochissimo, 45,15% contro 44,71%, Fantola al primo turno. Un risultato clamoroso se si pensa che Cagliari è una città di centrodestra da sempre governata o dalla DC o da N e Forza Italia, con una brevissima parentesi socialista negli anni 90. I temi della campagna elettorale anche qui riguardano l'occupazione, molto grave la situazione in alcune zone del cagliaritano, lo spopolamento e il rilancio di una città che, nonostante le sue bellezze, non ha mai sfondato turisticamente, la salvaguardia ambientale, anche questa per attrarre nuovi visitatori, basti pensare allo splendido lungomare del Poetto e allo stagno di Molentargius, dove in questi istanti nidificano i fenicotteri, ma anche l'edilizia sostenibile e il rispetto di zone archeologiche come il Tuvigeddu, il trasporto in città e nella sua cinta soprattutto la trasparenza nelle procedure comunali. Una Cagliari che non dimentichi nessuno, dai bambini agli anziani, soprattutto agli emarginati. Zedda o Fantola, Fantola o Zedda e soprattutto con quale maggioranza in Consiglio Comunale? Qui a Cagliari probabilmente la vicenda non finirà con il ballottaggio di domenica e lunedì prossimi perché ci sono due interpretazioni della stessa legge elettorale che potrebbero dare la vittoria a un candidato ma la maggioranza dei consiglieri all'altro schieramento. Sarebbe il famoso caso dell'anatra zoppa, un rischio per la governabilità di Cagliari. Allora, dei fenicotteri, dell'anatra zoppa parleremo dopo. Prima però, il primo a rispondere è proprio Fantola. Secondo me anche a Cagliari il primo problema è quello della disoccupazione. Lei ha detto che la disoccupazione è un'epidemia simile alla malaria. Diventa sindaco mercoledì prossimo. Cosa fa per prima cosa per combattere la disoccupazione? Combatto la malattia, combatto la malaria. E la combatto con due medicine diverse. Uno che riguarda i sintomi della malattia, che è importante. Cioè i sintomi, tolgo il dolore, quello bisogna togliere specialmente a chi soffre di più e quindi bisogna andare avanti con il servizio civile, con i cantieri comunali, con sicuramente con tutto quello che fa il comune per venire incontro alle famiglie che non possono pagare gli affitti, ma in questa medicina è importante, indispensabile, ma non tocca il cuore del problema. Il cuore del problema è un altro, è trovare una medicina che faccia sviluppare Cagliari, faccia che Cagliari sia una città in crescita, con una nuova economia, che possa dare sviluppo e lavoro vero. In quali settori soprattutto, Fantola?
Guardi, i settori fondamentalmente, io li vedo, sono quattro settori. Uno è quello che riguarda le nuove tecnologie. Su questo vorrei dire, è un tema nazionale, la possibilità di delocalizzare a Cagliari industrie ad alto valore tecnologico. Questo che credo che sia un tema di grande importanza. Il secondo riguarda il Porto Canale, che è la più grande industria che ha la Sardegna, e soprattutto per la capacità che ha di trarre valore aggiunto dalle trasformazioni delle aziende manufatturiere legate al Porto Canale. Il terzo elemento che io vedo riguarda naturalmente il commercio, tutto il settore del commercio, anche nuove forme commerciali. Poi c'è un quarto settore che è il turismo, su cui bisogna puntare senza esitazione. Come? Lei ha dato un'idea, poi ne riparleremo più tardi, per quanto riguarda, se non ho capito male, dei voli low cost anche su Cagliari, giusto? Esattamente, portare 100.000 turisti in più a Cagliari, legati ad una permanenza nella nostra città di 3 giorni, vorrebbe dire una grande ricaduta, se poi dopo ne parliamo, sullo sviluppo di Cagliari, sull'occupazione vera. Torneremo a parlare di questi, appunto, voli low cost su Cagliari. Zedda ha 35 anni e sicuramente possiamo dire comunque un 35enne che si è costruito la sua carriera ed è per questi tempi fortunato perché ha un buono stipendio sicuramente. Allora io le chiedo a lei per primo, essendo un 35enne, cosa promette ai suoi coetanei che in questo momento magari a Cagliari sono a spasso? Sì, i miei coetanei non solo sono a spasso, sono in giro nella provincia e nel resto d'Italia e del mondo. Innanzitutto perché al dato del 54% in provincia di disoccupazione giovanile si aggiunge la precarietà. A questo si aggiunge che nel corso degli ultimi 20 anni 20.000 giovani cagliaritani, 20.000 miei coetanei, non di famiglie disagiate ma anche di famiglie benestanti, per il costo della casa, della vita in città, che è tra i più alti in Italia, sono dovuti andare a vivere nell'Interland. Ora, una città che invecchia e si spopola aggiunge alla disoccupazione, alla precarietà, altre difficoltà come il tema dei trasporti ovviamente e il fatto che le maggiori energie, le maggiori capacità non vivano in città ma vivano nell'Interland. Lei ha parlato in particolar modo della semplificazione della burocrazia proprio per sviluppare l'occupazione, come? Ma insomma, è facile dire creeremo lavoro, tanti posti di lavoro, io sono convinto che si debba invertire la tendenza. La Sardegna, Cagliari, la sua provincia, la città perdono posti di lavoro, chiudono aziende, abbiamo sotto il comune la regione, manifestazioni tutti i giorni, credo che si debba invertire la tendenza creando un posto di lavoro in più. Il comune ha degli strumenti, ha gli investimenti sul de minimis dove noi metteremo a correre ulteriori risorse, ha la legge 37 da utilizzare per creare piccole attività di impresa, ma soprattutto l'obbligo di mettere la macchina amministrativa nelle condizioni di consentire al mondo dell'impresa, dell'artigianato, del commercio diffuso, dal quale io provengo per questioni familiari, avendo lavorato nelle società di famiglia, mettere nelle condizioni tutto questo mondo perché crei opportunità di lavoro. Se non ho capito male, comune, volete creare forse anche degli sgravi per le botteghe artigianali, qualcosa del genere, o dare degli spazi? Il governo nazionale ci ha tolto la possibilità di avere la zona franca urbana. Il comune può creare delle zone franche abbattendo la TARSU, che oggi a Cagliari è la più alta d'Italia e viene calcolata in termini di metri quadri e non di indifferenziata prodotta, e così la tassa sulle insegne e l'ICI sulla seconda casa. Allora, c'è un minuto di... Ovviamente... Essendo l'occupazione il tema più caldo, chiedo un minuto di controreplica a Fantola, ovviamente poi Zedda avrà un altro minuto anche lui. Allora, il punto centrale è da dove prendiamo i soldi per fare tutto questo. I trasferimenti pubblici nei comuni, non in Italia, non solo in Italia, in tutto il mondo, stanno sempre più diminuendo. Dovunque, è iniziata la Thatcher in Inghilterra, è arrivata qui da noi. Allora, noi abbiamo la necessità di produrre ricchezza. Di produrre ricchezza, se non vogliamo che tutto quello che dobbiamo fare per combattere le povertà, per sostenere lo stato sociale, venga fatto mettendo nuove tasse ai cittadini. E oggi le categorie produttive scaglieritane, i commercianti, mi fate perdere tempo. I commercianti, gli industriali, tutti quelli che producono reddito sono già esausti. Non possiamo più mettere le mani nelle loro tasche, dobbiamo produrre nuova ricchezza. Il punto centrale del mio programma è come produrre nuova ricchezza per fare in modo che ci sia sviluppo e per fare in modo che ci sia
gli spieghi che continuano a non fare il suo gioco perché si applaudono un gong e è arrivato il gong, mi dispiace. Questo ve l'avevo spiegato, mi dispiace. Un minuto di controreplica a Zedda. Io sono d'accordo che Massimo Fantola sia d'accordo con me, e cioè condivide il programma, nel senso l'abbattimento della TARSU, che è la più alta in Italia, a fronte di un servizio della raccolta differenziata tra i peggiori in Italia. Noi abbiamo una cifra del 30%, i comuni dell'Interland, molti arrivano al 70%, e a Cagliari tenere basso il livello di differenziata dell'intera isola. Ricordiamo che Cagliari e tutta la Sardegna pagano altri scotti, quello del 25% in più dell'energia, il fatto di non avere una rete autostradale. Il tema dell'energia è un altro elemento. Ovviamente, sicuramente le risorse, dove trovare risorse? Le risorse innanzitutto bisogna trovarle nel non sprecare e amministrare meglio le risorse che abbiamo, perché noi abbiamo una dotazione di risorse comunitarie e riusciamo a spendere il 17% delle risorse comunitarie che ci vengono assegnate. Visto che qui ha sempre governato il centrodestra, le hanno sprecate queste risorse in questi anni? Beh, credo che finanziare il compleanno di Barbie non sia esattamente la creazione di opportunità di lavoro. Ti prego, parliamo adesso dell'appeal della candidatura, perché sapete bene che Zedda insomma ha preso più del 45% dei voti, ma soprattutto ha preso il 7% in più, se non sbaglio, rispetto alle sue liste. Questo che vuol dire? Che ci sono stati parecchi elettori che hanno messo una croce su un'altra lista e poi però messo la croce su Zedda, quindi ha un grande appeal. Questo può essere un dato positivo, cioè la sua è una candidatura forte, ma forse anche un dato negativo, vuol dire che lei magari ha grattato tutti i voti disponibili e adesso per il ballottaggio non c'è più niente. Come lo vede questo risultato? Ma innanzitutto mi bastano i voti che ho già preso, poi se qualche elettore in più vuol votare, e per me anche di altre liste, altri schieramenti, ben vengano, il voto è libero. Sono già davanti al primo turno rispetto al mio avversario. E quindi si sente favorito ora? No, io finché non vedo l'ultima scheda scrutinata dopo la chiusura dei seggi non do vinto e perso niente. Sono un maniaco del dato, sapevamo noi che alle europee, alle provinciali, alle politiche e alle regionali Cagliari città votava e vota anche per il centro-sinistra, tanto da stare noi come centro-sinistra. Anche se ricordiamo che i voti maggiori li hanno prese le liste di centrodestra. Sì, i voti maggiori le liste di centrodestra, c'è una presenza e anche i candidati molto forti che viaggiano su alcune migliaia, alcuni di preferenze. Certo. Questo è un elemento di debolezza nostro, ma siccome ormai non ci sono più le liste, non ci sono più i partiti, non ci sono più i candidati, ma ci sono due nomi, due cognomi e due progetti per la città, i cittadini di Cagliari devono scegliere un sindaco e un progetto di governo della città. Io faccio un terzo nome, che è quello di Artizzu. Artizzu, insomma, per chi non è di Cagliari, è stato il consigliere regionale più votato all'epoca. Per quanto riguarda queste comunali, si è presentato con Futuro e Libertà, ha preso 4.188 preferenze personali. Futuro e Libertà, lo sapete, insomma, a livello nazionale non si sa bene con chi si schiera. Artizzu ha detto libertà di voto, poi in verità ha detto io voterò l'idea più fresca, più innovativa e più accattivante. È sembrato sinceramente il suo identikit, poteva dire direttamente voto Zedda. Sì, l'ha detto Matteo Sanna, che è il vice diciamo, sì, di FLICA, sì. L'ha detto esplicitamente, senza ovviamente coinvolgere FLIA e la macchia. Io se fossi di Cagliari, dice il consigliere regionale Matteo Sanna, che è un esponente insieme a Artizio di FLIA, voterei Massimo Zedda. Io ringrazio. Ma lei lo vuole fare un appello agli elettori di Futuro e Libertà? Ma io faccio un appello agli elettori, ai cittadini cagliaritani, non è che faccio un appello agli elettori di un partito.